Sul sito ufficiale della Rolex leggiamo: l'Oyster Perpetual GMT Master è stato lanciato nel 1955, in un'epoca in cui i viaggi intercontinentali stavano vivendo un rapido sviluppo, tanto che diventò l'orologio ufficiale della Panama. Il primo GMT Master è rappresentato dalla referenza 6542, che rimase in produzione dal 1955 al 1959. Nonostante il breve periodo di produzione, fu soggetta a continui e importanti cambiamenti, sia nel movimento sia nelle grafiche. L'esemplare fotografato è stato venduto il 12 novembre del 2012 a Ginevra, all'asta di Christie's, a 111.000 franchi svizzeri e rappresenta un raro modello di 6542 con quadrante doppia scritta rossa. Sono stati realizzati tre tipi di quadranti con scritte rosse, definiti quadranti pre-serie o Mark I. Doppia scritta rossa, GMT Master in rosso, GMT Master in rosso con l'indicazione sopra della profondità. Luxury watches are not only a passion, they can also represent a safe investment. But you need to have knowledge, you need to have reliable information, and you need to know how to buy safely. The watch market evolves and changes quickly today. Discover how to collect and invest in luxury timepieces. Discover the market's trend and much more. Welcome to my YouTube channel. Buongiorno a tutti. Oggi, come avrete capito, vi parliamo di GMT Master e lo facciamo sfogliando le pagine dei nostri nuovi libri dedicati proprio ai GMT Master 1 e 2. E soprattutto lo facciamo in compagnia di uno dei massimi esperti di Rolex al mondo, mio papà Guido Mondani. Buongiorno, hai voluto iniziare a far vedere l'orologio che mi appartenuto. Oh, questo rarissimo 6542, che io ritengo che se ne conoscano 5 o 6, no? Da quando esistono le aste di orologi, perché poi sono passati in asta. Probabilmente qualche esemplare è in mano a collezionisti privati, no? Però che ci tengono a non apparire. Questo orologio è veramente raro e io ho avuto questo, chiamiamolo Mark I pre-serie con la doppia scritta rossa, no? Che è un orologio che parla da solo, ecco. Certo. E poi appunto, sempre in questo libro, che è il volume 1, possiamo vedere tutta la produzione dei GMT Master 1, ma non solo. Li possiamo vedere nel dettaglio, vengono esaminati tutti i mark di ogni referenza, quindi le diverse tipologie di quadrante. Per esempio nel 6542 vediamo il Mark 1, il Mark 2, proseguiamo con il Mark 3. Il Mark IV Che con era illustrazioni rarissimo. rarissimo, con illustrazioni in doppia pagina, possiamo vedere tutti i dettagli, caratteristiche del quadrante, movimento e poi andiamo avanti con le altre Stai referenze. facendo vedere un orologio rarissimo, Certo, l'albino. un 6542 in oro col quadrante bianco, Esatto. che è una rarità assoluta. No, ecco, tengo a precisare che Giorgia ha parlato dei Mark, no? Cioè delle varianti di quadrante, però queste varianti di quadrante determinano enormi differenze di valore, sia per i GMT Master 1 che per i GMT Master 2, no? Che Assolutamente. sono anche i più moderni, no? Tipo, non so, 16710, avremo 8-9 tipi di quadrante con delle varianti, no? Che anche in questo caso determinano enormi differenze di valore. Assolutamente sì, e li possiamo vedere tutti nel secondo Un volume di volume. questa edizione. I due volumi hanno un totale di oltre 400 pagine. Primo volume, abbiamo detto, dedicato ai GMT Master 1 No? e secondo volume dedicato ai GMT Master 2, che oggi sono sicuramente più popolari e Sì. anche alla portata, tra virgolette, di più persone. Si parte con la referenza 16760 fino ad arrivare alla produzione moderna. Ecco, ad esempio la referenza 16760, quello chiamato Fat Lady perché ha la cassa più spessa, ci sono tre tipi di quadrante e questo lo sanno
in pochissimi. Anche lì cambiano i valori notevolmente. Esatto, assolutamente. Anche nel moderno Pepsi parlano già di Mark, differenza del colore della lunetta. Oggi c'è veramente molto, come si può dire, sono tutti pignoli, guardano al dettaglio, ma veramente il dettaglio fa la differenza. Comunque, sì, diciamo il motivo per cui parliamo del GMT. Perché Rolex quest'anno, Watches and Wonders 2022, se n'è uscito con una super novità. Perché parliamo del GMT? Una precisazione, perché abbiamo fatto i due libri che hanno impegnato oltre 3 anni di lavoro. Sì, la volevo fare un po' meno pubblicitaria, dai, no, su. Perché diciamo che il grande lavoro è stato svolto da noi, no? Con delle collaborazioni, tipo quella di Marco Di Falco, che è un grande esperto. La prefazione è stata scritta da Giuseppe Siracusa, che ha un canale YouTube molto seguito. Molto seguito, bello. E, in ogni caso, anche sui nostri profili social potete trovare tante informazioni sui GMT. Proprio questa mattina mi ha scritto, ricordandomi che ha fatto un video sui GMT Master e parla del film Al centro del mirino, uh-huh, interpretato da chi, vediamo se lo sai. Oddio, Clint Eastwood? Esatto, che indossa un GMT acciaio oro. Ah, e non è l'unico che abbiamo visto nella storia, perché abbiamo visto Marlon Brando, era raffigurato qui nel libro, vediamo dove, se lo becco al primo colpo o no, eccolo. Sì, in più pagine. Esatto. Oh. E possiamo leggere: un GMT Master molto particolare, l'orologio indossato da Marlon Brando, una delle maggiori stelle di Hollywood, oltre che uno degli attori di maggior talento della storia del cinema. Nel film del 1979, Apocalypse Now, di Francis Ford Coppola. In questo film, Marlon Brando, interpretando il ruolo del colonnello Walter Kurtz, indossa questo GMT Master, referenza 675, con cinturino nero e privo della lunetta. Sembra che il regista abbia chiesto a Brando di toglierselo, ma lui rispose che se il pubblico avesse guardato l'orologio, lui non stava facendo bene il suo lavoro di attore. Tolse però la lunetta per renderlo meno appariscente. Vogliamo dirla tutta? Sì. Questo orologio è stato venduto in asta, abbastanza di recente. Perché sì, nel 2019. Nel 2019, e ha fatto la piccola cifra di... $1,952,000. Ah, poca roba. Due spiccioli, ma pensa se aveva anche la lunetta. Cosa poi comunque successo? Abbiamo visto altri grandi personaggi della storia, anche controversi, sì, indossare GMT Master, tra cui Che Guevara, Fidel Castro, tanto per dirne due. Tom Selleck, per parlare di attori, sì, con il 6542, in Magnum PI, sì, e oggi una sfilza di attori moderni che vediamo con diciamo con i Rolex e gli orologi più importanti. In tanti hanno fatto vedere il GMT Master. Ecco una curiosità, no? C'è stato un uomo politico che italiano che è stato al governo per oltre 50 anni, no? E che orologio indossava? Anche sotto lo smoking, sotto l'abito elegante, un GMT Master in acciaio. E chi era? Giulia Nerotti. Ah, non lo sapevo. E sai, tu mi dicevi, ma papà, questo potere che tu hai verso i clienti, verso così il pubblico che ti segue, che quello che dici è un po' legge, no? E tu mi hai chiesto, ma questo potere non ti logora? E io ti dico che cosa ha detto Andreotti quando gli hanno fatto questa domanda. Dice, onorevole, ma il potere da logora? Dice, no, il potere logora chi non ce l'ha. E questo Andreotti col GMT Master. Forte. E comunque, diciamo, il GMT si ha sicuramente segnato la storia della produzione dei Rolex fino ad arrivare, dicevamo, al 2022. Che diciamo la Rolex ha completato la produzione di bevande dopo il Coca, il Pepsi, ha fatto la Sprite. Parliamo di soprannomi. Esatto. Dati dai collezionisti. Esatto, ovviamente il GMT Coca-Cola, lo specifichiamo anche se lo saprete tutti, è quello con la lunetta rossa e nera e il Pepsi quello con la lunetta rossa e blu. Adesso Rolex è uscita con un GMT con la lunetta nera e verde, è soprannominato già Sprite oppure Mancini. Perché?
scusa, ti interrompo un attimo. E la lunetta nera? E la lunetta nera? Ah, non come? Non ce l'ho. Non so come potremmo chiamarla. Sì. Non so, un liquore alla liquorizia, sì, non saprei, sì. Un chinotto, non lo so, bisogna pensarci. Sì, perché esiste anche con la lunetta nera. Eh sì, ma non parlarmi di bevande che non posso bere niente con l'appendicite, sto soffrendo. No, comunque anche lunetta nera ha una sua importanza. Assolutamente. Comunque dicevamo il GMT Master del 2022 presentato proprio adesso a Watches and Wonders, potete vedere i video che ho fatto in diretta lì sul mio canale YouTube, è anche soprannominato Mancini proprio perché hanno spostato la corona di carica sulla sinistra e la finestrella del datario sulla sinistra. Sì, e il datario, logicamente. E ha praticamente pensato a me, Rolex, visto che io indosso l'orologio sulla destra, pur non essendo mancina, tanti mi chiedono il perché, solo perché lo trovo più comodo, ormai sono abituata, e Rolex ha fatto l'orologio perfetto per me. Poi con la ghiera mezza verde è fantastico, io appunterò il mio nome per averlo. Adesso ho l'impressione dalle telefonate che ricevo, dalle mail, lo WhatsApp, no? Che stiano diventando tutti mancini in questo periodo. Ah sì, sono diventati tutti mancini, assolutamente. Sì, cioè, la Rolex ha anche questo potere. No, ma so che c'è un'infinità di persone che aspetta l'uscita di questo orologio, che lo sta prenotando, che è in attesa, perché in effetti è una novità assoluta. Anche se negli anni 80-90 nelle aste internazionali sono apparsi dei Rolex con referenza 50 eccetera o 60 eccetera, no? Per mancini, no? Orologi in oro, no? Logicamente non sono nati da Rolex, ma sono stati trasformati da abili orologiai. Logicamente questi, diciamo che questi, chiamiamoli falsi, no? Purtroppo sono apparsi nelle aste internazionali. Diciamo falsi tra virgolette, nel senso che... Diciamo elaborati. Esatto. Elaborati. Esatto. Però non è una cosa piacevole. No, ecco, assolutamente. No. Purtroppo oggi il mercato è complicato. Infatti credo che la gente si sia spostata un po' più sui moderni perché è un po' più facile. Sì. Il mercato dei vintage è estremamente complesso, ecco perché i nostri libri sono comunque delle guide che devono accompagnare il collezionista. Ecco, quello che voglio dirti è che tu lo sai, no? Perché noi non raccontiamo frottole, è una delle nostre caratteristiche, noi vendiamo sempre più libri, no? Perché noi diamo delle informazioni reali, no? Certo. Piuttosto non diamo l'informazione, ma non bluffiamo mai, a differenza di quello che trovano su internet, che l'80% delle cose sono scritte da persone che non ne sanno niente, che vogliono apparire, vogliono essere protagonisti. No? Io ho salvato tantissimi clienti che mi hanno telefonato, mandando delle foto, no? Che stavano per prendere delle fregature enormi. Sì, perché tu sei tartassato continuamente al telefono, l'altra volta hai anche dato il tuo numero di telefono, stile televendita, nell'altro video. Ma sì, perché capisci che quando una persona gli presentano un orologio come Fat Lady e non ha la cassa più alta, no, io soffro. No? E soffro perché questa persona magari gli hanno chiesto 20.000 euro per quell'orologio, e allora io devo salvarlo. Certo. No? Per questo passo 4-5 ore al telefono, no? anche perché dormo poco, però io rispondo a tutti e do i miei pareri, chiamiamoli così, non le mie expertise, i miei pareri, però i miei pareri li do esclusivamente a clienti mondani che hanno acquistato delle nostre edizioni. Beh, mi sembra perché, anche giusto. Beh, no, perché ultimamente un sacco di persone che ti vedono su YouTube, vedono me, ci vedono da tutte le parti, mi scrivono così, però se non sei un cliente io non ho il dovere di rispondere. Ah, giusto? Certo. Tu diventi mio cliente e io ben volentieri di aiutarti, certo, di salvarti dalle false notizie che si trovano su internet, che
che in prevalenza sono false, ecco, mi ripeto, no? È un modo disordinato, però è così. Certo, certo, certo. È così. Diciamo che per diventare tuo cliente è necessario dare un occhio al sito mondanibooks.com, potete vedere tutti i libri della nostra attuale produzione, sono quasi tutti su Rolex e uno su Patek Philippe. E mondanibooks.com, appunto, ci sono libri di tutti i generi su Rolex, da quelli generici come la Rolex Enciclopedia per imparare tutto sulla Rolex, a quelli specifici, per esempio come questi sui GMT Master, o specifici su Submariner Sea Dweller, o specifici sul Day Date, tanto per dirne qualcuno, o sul Daytona, sia manual winding sia automatico, e lì potete trovare tutta la nostra collana di libri. Per tornare un attimo ai nostri libri di cui stiamo parlando oggi, qui appunto oltre a tutta la produzione dei GMT Master potete vedere nel dettaglio anche tutte le tipologie di quadrante, di ghiera per ogni referenza. Per esempio scoprirete cosa vuol dire Roman Dial, Stick Dial, Rectangular Dial, le differenze, il GMT Concorde, il Root Beer, Only Swiss che orologio, Spider Dial, quadrante fatto per circa 8 mesi solamente, che reputo fra i più rari e ancora sottovalutato secondo me. Quindi un po' tutte queste parole che sentite anche oggi sui social, il GMT Oman piuttosto che il GMT Meteorite che indosso in questo momento, Batman, Pepsi, Coca, appunto Root Beer, Concorde, di tutto e di più. Mi interrompo un attimo, sì. No? Perché in questo periodo, con questa guerra così fra la Russia e l'Ucraina, malgrado l'aumento della carta dovuto a che ha raddoppiato il prezzo, no, noi non abbiamo aumentato i prezzi. No? Ah, beh, sì. Cioè, abbiamo ridotto gli utili, però vendiamo sempre di più e abbiamo compensato con questo. Noi facciamo più fatturato e magari guadagniamo quello che guadagnavamo prima. No. Certo. Però non abbiamo voluto aumentare i prezzi. E comunque diamo anche sempre un servizio un po' all'antica, quello che non esiste più, quello che siamo noi dietro al telefono, dietro al computer, certo, a rispondere, un packaging pazzesco, il libro vi arriva sempre intatto, perfetto, la firma e la dedica su richiesta, quindi dei servizi che non si trovano più praticamente. Ma dicevamo che oltre alla versione standard è stata fatta una versione lusso di sole 100 copie, sì, in grande formato come potete, sì, vedere qui, e il libro è personalizzato con il nome del possessore del libro e numerato da 1 a 100. Sì, tu volevi arrivare a dire perché ne tieni sempre due da parte e non le vendi tutte, esatto, perché ne venderesti. Io ne venderei molto di più delle 100, certo, se però, pensi che abbiamo 20.000 clienti nel mondo. Io che cosa ho voluto fare? Ho voluto fare un'edizione a tiratura limitata che sono solo 100 esemplari, poi ne tengo due copie di tutte le edizioni che abbiamo fatto numerate, no? A parte le prime che sono esaurite, no? Completamente, perché io tengo due copie per il cliente importante ritardatario che magari ha tutti i miei libri e gli è sfuggito questa cosa, io non ho avuto il tempo di chiamarlo, di avvertirlo, però un cliente che magari ha comprato tutti i miei libri dal 1992 ad oggi, no, che mi chiede l'edizione, non mi sento di dirgli, certo, non ce n'è, no? Allora ne tengo sempre due ferme, come ho fatto per l'edizione che sarà in consegna tra breve, che ne ho voluto prenotare solamente 98 e non 100, quella relativa agli Explorer e i Milgauss, che anche quella è un'edizione in grande formato, no, che sta per andare in consegna, però anche lì io ho accettato solamente 98 prenotazioni, perché ci sarà il cliente amico che mi chiama e dice: ma Mondani non me l'ha tenuta una per me e non posso dir di no. Chiaro. Poi alla fine, quando saranno andate via anche quelle due, dovrò dire di no. Vabbè, prima o poi sì. Però, e questo è già successo con i due volumi in grande formato, tiratura 100 copie, dei Submariner Sea Dweller Deep Sea, ed è già successo, che anche questa non ce ne sono più, quella dei Daytona. E forse ne hai tenute due anche dell'edizione limitata sui Patek Philippe. Ah sì, sugli Aquanaut.
Aquanaut e Nautilus, ci sono ancora un paio di copie, sempre dimenticati. Edizione numerata e limitata di 100. Esatto. Uh-huh. E comunque appunto queste sono edizioni esclusivissime per i nostri clienti VIP. Io direi solo un piccolo accenno, se mi fai vedere un attimo il tuo orologio. Volutamente oggi abbiamo esposto solo 4 orologi perché proprio volevamo parlarvi del GMT tramite le pagine dei nostri libri e non tramite gli orologi. Quindi per questo abbiamo portato solo un Batman, 2 versioni del Pepsi, referenza vecchia e referenza nuova, e questo bellissimo GMT in oro bianco, Meteorite Dial, che oggi è molto ambito, i prezzi sono saliti molto. Sì, ma volevo dirti una cosa, dimmi, quando tu guardi internet, tu sei una che lo guarda, giusto? Ah, io sto su internet tutto il giorno. No, no. Oh, e per questo scopri tante notizie false, no? Però dimmi tu, no, ma voglio dirti così per... Da vecchio editore, no? Uh-huh. Ma quando guardi internet hai questa sensazione? Ah, l'odore delle pagine. Io anche annuso tutto quello che sfoglio, no? Riviste, vale. I libri, sì, sì. Ma beh, no, non è certo la stessa emozione. Non è la stessa emozione, non hai questo piacere di vedere queste immagini in alta risoluzione, certo. E non puoi, vedi, in questo caso il mio orologio che mi hai già preso, sì, come al solito, no? Sì, te lo vedi pubblicato qua. Me lo vedo pubblicato qua e guarda che servizio gli ho dato, no? A questo orologio, addirittura l'ho messo anche in copertina. Sì, sì. È veramente... No, oltretutto noi adesso che appunto abbiamo ampliato i lavori di casa, fortunatamente io i nostri libri ce li ho gratis, però proprio per abbellire la casa a livello arredamento sto cercando dei libroni, io sì. Sono innamorata di New York, sto cercando delle edizioni su New York, e quindi questi sono anche i famosi coffee table che arredano casa, quindi niente di meglio sia per imparare sia proprio a livello l'occhio che vuole la sua parte. Possiamo dire una cosa, no? Che questa pubblicazione quant'è che è uscita, Giorgia? 20 giorni? Ma un mesetto ad oggi, considerato che il video andrà online più in là, magari saranno passati 2 mesetti. Ecco, c'è stato già, senza pubblicizzarla, un interesse, si è sparsa la voce, no? Un interesse che noi spediamo giornalmente molte copie di questa nuova pubblicazione. Certo. No? Era anche visionabile ed acquistabile in Watches and Wonders, quindi sì. È stato molto bello perché finalmente si è tornati un po' alla normalità, un evento reale, con persone, quindi ha rappresentato sicuramente una svolta dopo la fine di Baselworld, la nuova era a Ginevra, Watches and Wonders, è stato molto bello essere lì. E tu non vuoi sentire l'odore oggi? Io l'ho già annusato. Ah. Io annuso tutto. È una sensazione. Annuso tutti i libri fantastica. E le riviste, sì, sì. Fantastico. I due libri sono accompagnati dall'allegato delle stime di tutti gli orologi pubblicati e la buona notizia è che ogni anno riceverete, su richiesta e in forma completamente gratuita, l'aggiornamento dell'edizione con i nuovi prezzi e i nuovi modelli presentati. Vogliamo dirlo che i prezzi dei GMT fuori produzione sono costantemente in aumento. Tra le tante cose che potrete scoprire in questi volumi, scoprirete cos'è il GMT Master Chuck Yeager o il GMT Master Concord. Ma non vogliamo dirvi troppo, vogliamo lasciarvi il piacere della scoperta nella lettura. Quindi, per questo vi invitiamo a dare un'occhiata a questi libri, mondanibooks.com. Ovviamente non esitate a contattarci, sia mio papà Guido Mondani, non so se vuoi ridare il tuo numero di telefono. Faccio il venditore. E farti massacrare. Ma sì, è un piacere. Non può resistere. Sì, però devono essere solamente i clienti a telefonarmi. O quelli che diventeranno clienti. Sì, però non perdi tempo. Non perdi tempo, è ecco, quello slogan, non perdi ecco. Tempo, mi comunque, piace. Comunque il mio numero personale dove rispondo sempre è 335-61-31068. No, perdi tempo. No, perdi tempo. Ecco. Vi salutiamo con questo.
giusto? È fondamentale, sì. Perfetto. mondanibooks.com, seguiteci su Instagram, Giorgia Mondani, Guido Mondani, Mondani Books, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!